Sì, pronto? Oh sì, certo. Va bene? Sì. Salve, il mio nome non ha importanza. Sono come voi, sono una persona che trascorre gran parte della sua giornata nel mondo penitenziario, a cercare di risolvere i problemi che quotidianamente si presentano. Oggi vorrei porre l'accento su uno in particolare, l'AIDS. Vorrei mostrarvi cos'è, come si può combattere, come si aiuta chi ne ha affetto. Ispettore, comandi. Il signor direttore chiede se può scendere in sala riunioni. Vengo subito. Venite anche voi. Trascorrere del tempo insieme all'interno dell'istituto mi aiuterà a darvi molte informazioni. Mi chiedi come riconoscere un malato di AIDS? Ecco, queste foto Rappresentano un individuo sano e uno malato di AIDS. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa che ci indichi la malattia. Sul viso non mi sembra ci sia niente. Il tronco, niente. Le braccia, anche. Le gambe, niente. Come vedi, non ci sono differenze visibili, perlomeno in molte fasi di questa malattia. E allora, scusa, a che cosa ti servirebbe riconoscerlo? Per isolarlo? Non è così che si vince l'AIDS. Per sconfiggerlo bisogna conoscerlo, sapere quali sono le vie di trasmissione, evitare comportamenti a rischio ed attuare invece tutte quelle precauzioni necessarie ovunque e con chiunque, perché ricordati che ogni persona, anche se apparentemente sana, può nascondere il virus dentro di sé. Parliamone quindi. Il virus responsabile dell'AIDS si chiama HIV. È una sigla inglese che vuol dire virus dell'immunodeficienza umana. E in questa parola, immunodeficienza, sta la chiave di questa malattia. Il virus infatti colpisce oltre i vari tipi di cellule, tra cui quelle del sistema nervoso, soprattutto le cellule del sistema immunitario, cioè quella struttura del nostro organismo deputata alla difesa contro le infezioni. Scusi, dottore, ma come si evolve la malattia? Chi è colpito dal virus attraverserà le tre fasi della malattia. Primo, sieropositività, in cui solo il laboratorio ci può dire che un soggetto è stato contagiato. Secondo, ARC, un'altra sigla inglese, che significa sintomi correlati all'AIDS, in cui si manifestano segni generici di malattia più o meno gravi. Terzo, AIDS conclamata, l'ultima fase della malattia. La persona infetta perde nel tempo la capacità di opporsi a microrganismi come batteri, virus, funghi, che in un uomo sano non sarebbero in grado di provocare una malattia. Il Dottore, dove si trova il virus? virus è presente in tutti i liquidi biologici di un soggetto ammalato, ma solo nel sangue, nello sperma e nelle secrezioni vaginali raggiunge quella concentrazione necessaria perché possa determinare malattia in chi ne viene a contatto. Il sudore, la saliva, le lacrime, le goccioline della tosse, l'urina, le feci non trasmettono l'infezione. Come si contrae la malattia? La malattia si contrae avendo un intimo rapporto con il sangue di persone infette o avendo con loro rapporti sessuali non protetti. Inoltre, una madre infetta può trasmettere la malattia al bambino durante la gravidanza, il parto e con l'allattamento. Quali sono le persone più esposte al rischio di contrarre l'AIDS? Le persone più esposte al rischio, proprio per le particolari modalità di trasmissione, sono state inizialmente, nel mondo occidentale, gli omosessuali, dicevo, gli omosessuali e i tossicodipendenti, unitamente a soggetti politrasfusi ed emofiliaci. In tutte queste categorie si osserva oggi una progressiva riduzione dei soggetti infetti, mentre si sviluppa sempre più tra gli eterosessuali, cioè tra i soggetti normali. E in che modo si distrugge il virus? L'HIV, rispetto ad altri virus, è debole. Muore col calore a 60 gradi centigradi.
si inattiva dopo un certo periodo di esposizione all'aria, viene distrutto dai comuni disinfettanti, come ad esempio l'ipoclorito di sodio, che viene chiamato comunemente varechina. Dottore, il virus riesce a penetrare la pelle? No, non riesce a penetrare attraverso la cute integra. Quindi, da quanto detto, mi sembra chiaro che convivere con un ammalato di AIDS, stringergli la mano, abbracciarlo, non ci si espone al rischio di contrarre l'infezione. Ispettore, comandi. I carabinieri hanno portato una nostra vecchia conoscenza, Rossi. Dov'è? È in sala perquisizione. Prego, signore Superiore. Oh, Rossi, è ancora qui? Ispettore, io ci provo a cercare lavoro, però ogni volta mi va male. Però ho smesso di bucarmi. Gente, lo perquisisca. Certo, se può. E attui tutte le precauzioni. Certo, se può. Prima la sacca, non mi infili le mani. Prima la svuoti. Aia, qui ispettore c'è qualcosa. Ah, Rossi, avevi smesso di bucarti, vero? Bravo, hai fatto benissimo. Non si rincappuccia mai una siringa e si getta negli appositi contenitori che dovrebbero essere sempre presenti in stanze come questa. Si spogli, vuoti le tasche e le rovesci. Così, perfetto. Prosegua pure, agente. Buongiorno. Buongiorno, ispettore. Carla, ho parlato del suo caso con l'assistente sociale. Buongiorno, signora. Come sta Carla? Ispettore, le ho già detto che sono sieropositiva. Anche l'educatrice qui lo sa. Mi sento un'appestata. Sembra che tutti mi evitino. Anche la mia famiglia non vuole più vedermi. Su, su, non faccia così. Qui nessuno la evita. Ispettore, stavo giusto riferendo a Carla che l'assistente sociale ha preso contatti con la sua famiglia. Sembra che stiano cambiando atteggiamento e vorrebbero venire per un colloquio la settimana ventura. Ha sentito Carla? Qualcosa si muove. Non si senta così isolata. Può sempre contare su di noi, operatori penitenziari. Parli un po' con l'educatrice. È in buone mani. Buongiorno. 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 Un'urgenza in settima sezione. Ha chiamato il capoposto. C'è una colluttazione tra detenuti. Andiamo. Sì, pronto. Settima sezione? Vengo immediatamente. Tienlo. A mano! Ammazzo la mano!
Fuori! 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 Andiamo, esci! Andiamo! Fermando! Fatti a voi! Fermo! Prendili qui! Cosa succede? Niente, niente, cose di detenuti, ispettore. Va bene, ne parliamo dopo. Portateli in infermeria. Un attimo, infermiera, ho visto una cosa. Che sta facendo, dottore? Metto i ferri nella varettina. Ve li lascio per una ventina di minuti perché l'eventuale virus dell'AIDS venga distrutto, per poi effettuare la sterilizzazione in apposita autoclave. Rosanna, pratichi un'iniezione di antidolorifico. Dottore, ho paura. Quel detenuto mi ha morso. E se avesse l'AIDS? No, non hai di che preoccuparti. Con il morso non si contrae l'AIDS. Ah. E la saliva non trasmette la malattia. Grazie, dottore. Aia. Rosanna, già che ci troviamo in infermeria, prepari un antibiotico per il detenuto della 12. È da iniettare in vena, se ricordi. Mi scusi, ispettore. Dottore, le devo parlare in privato. Ma non può aspettare un attimo? No, la prego, è urgente. Mi perdoni, ispettore. Prego. Dottore, sì. Mi sono punta con l'ago della siringa usata per l'iniezione al 12. È sieropositivo. Che cosa devo fare? Mi aiuti. Si calmi, Rosanna, si calmi. Il rischio di contrarre l'infezione con la puntura di siringa è minimo, è inferiore al 5 per 1000. Inoltre possiamo ricorrere alla profilassi con la ZT. Lei sa di che cosa si tratta, vero? La ZT è un farmaco che combatte l'HIV. Non lo distrugge, ma almeno le blocca la replicazione. Già da tempo si usa per curare i soggetti colpiti dall'HIV che hanno un sistema immunitario particolarmente compromesso. E con buoni risultati, devo dire. Da poco tempo viene impiegato, anche se i pareri sono discordi sulla sua efficacia, nella prevenzione in soggetti che, come lei, sono stati esposti al contagio. Dottore, ma quando deve essere somministrato? Subito? Deve essere somministrato entro le 4 ore e non oltre le 24 ore all'esposizione del virus, alla dose di 1200 mg al giorno, e questo per 30-40 giorni. Ma può far male? La ZD, come altri farmaci del resto, presenta effetti collaterali che si manifestano a carico delle cellule del sangue, ma raramente queste ne sono compromesse in maniera tale da dover sospendere la somministrazione. In ogni caso,
settimanalmente, sia in profilassi che in terapia, sarà opportuno effettuare un emocromo di controllo e altre indagini. Ma ci saranno altri controlli? Ora, indipendentemente dal fatto che lei effettui o meno questa profilassi, dovrei farle un prelievo ematico da ripetere tra 6 settimane, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. E questo per poter controllare la sieroconversione. Inoltre dovrà fornirmi i suoi dati completi per la segnalazione dell'incidente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria tramite la direzione di questo istituto per i provvedimenti del caso. Oh, ispettore. Ispettore, bisognerebbe far venire dal magazzino della varechina. E perché, dottore? Perché è efficacissima nelle disinfezioni di cose e ambienti, come le ho già mostrato. Agente, comandi. Mandi a prendere della varechina. Comandi. Ah, mi raccomando, la diluisca in un secchio con dell'acqua, 1/2 litro di varechina e 4,5 litri di acqua. Sì. Vede quelle macchie di sangue sul pavimento e sul muro? Bisogna versarvi la soluzione ottenuta e lasciarvela 20 minuti, dopodiché lavare normalmente. Comandi. Non sarebbe male tenere sempre nel posto di guardia della varechina e preparare la soluzione ed usarla immediatamente quando è necessario. Però bisogna diluirla poco prima di usarla, altrimenti perde la sua efficacia. Devo complimentarmi con lei, ispettore. Ho visto che tutti gli agenti indossano i guanti di lattice. Proprio un'ottima iniziativa. L'AIDS è una malattia che per ora non guarisce, ma almeno possiamo prevenire con questi semplici accorgimenti la sua diffusione. Grazie a lei, dottore. I miei uomini seguono soltanto le sue preziose indicazioni. Buon proseguimento di giornata. Grazie altrettanto a lei, ispettore. Mi scusi, dottore, ho delle macchie di sangue sul pantalone. Corro pericoli per l'AIDS? No, nessun pericolo. Hai due barriere, il pantalone e la tua pelle. Il virus non penetra attraverso la pelle integra, hai capito? Bene, comunque non tentare di smacchiarli. Togliteli, infilati in un sacchetto di plastica e abbi soltanto cura di avvertire chi li lava di adoperare dei guanti nel maneggiarli e di adoperare molta acqua calda e sapone. La ringrazio, dottore. Ispettore, le sembra giusto che io possa fare solo questo lavoro? Mi sto spezzando la schiena. E questo solo perché sono sieropositivo? Lei sta dicendo cose non vere. La legge non fa distinzioni tra affetti da HIV e sani. Anzi, vieta al datore di lavoro di compiere accertamenti in tema di AIDS per assegnare un impiego. Noi seguiamo scrupolosamente questa norma. Un malato di AIDS, purché le condizioni di salute glielo consentono, può svolgere qualsiasi tipo di attività. Lei sta pulendo i pavimenti solo perché al momento è l'unico lavoro disponibile. Buongiorno. Non mi resta che salutarvi. Ripercorriamo le fasi più importanti di questo film, augurandovi che il tempo trascorso insieme possa servirvi ad affrontare più correttamente questa malattia. Ora scusatemi, ma l'AIDS è uno dei tanti problemi di un istituto penitenziario. Ve ne sono molti altri da affrontare. Salve.